Eccoci, ci siamo. Sì, siamo in diretta. Ecco, vedo che state arrivando. Ci sono già un po' di persone. Buonasera, benvenuti. Eccoci. Buonasera, benvenuti. Benvenuti a tutti, benvenuti a questo terzo appuntamento con le dirette di giovani genitori. Oggi parliamo di un tema speciale, devo dire un tema che a me sta particolarmente a cuore anche a livello personale, poi vi racconterò anche un po' di cose. Parliamo di baby wearing, ovvero del portare i bimbi con la fascia, ma scopriremo anche col marsupio, insomma con tutta una serie di altri supporti. Eccoci, sì, scusate, sì, ci siamo. E lo facciamo in occasione della European Baby Wearing Week, quindi la settimana europea dedicata proprio al portare, al baby wearing, che si apre oggi, quindi festeggiamo proprio questo appuntamento europeo e lo facciamo con una grandissima esperta di baby wearing, nonché possiamo dire ambasciatrice un po' della European Baby Wearing Week qui in Italia, Virna Benzoni, il supporto di Virna. Ora la facciamo entrare. Allora, vediamo se riusciamo a far entrare Virna. Ci siamo quasi, eh? Vediamo. Allora, Virna, vedi se che vedo che ci sei. Vediamo se riesci tu a... perché non riesco... Eccola qua! Ti ho inviato azione, quindi tra pochissimo adesso dovremmo avere Virna con noi. Virna è un... inizio a presentarvela. Eccola! Ciao Virna! Ciao, Eccoci! ciao. Ho avuto un Aspetta che mi... problema Sì? tecnico. Ci siamo! No, no, a posto. Ci No, io siamo? sto cercando l'angolazione perché qua ogni volta è sempre un po' una sorpresa. Amici, Ok, va esatto, bene. infatti ci siamo. Bene, benvenuta, buonasera. Eccoci, come stai? Sto bene, c'è un po' di problema di connessione, non so se è mio o se è tuo, speriamo, incrociamo le dita. Incrociamo le dita, speriamo che la rete ci assista. Ti stavo presentando, tu sei una puericultrice, un'educatrice prenatale esperta, grande esperta in baby wearing, chi si occupa un po', è appassionato insomma di questi temi, lo sa, è facile insomma, così imbattersi poi nel profilo di Virna, perché è una delle principali esperte che abbiamo in Italia su questo tema. Wow! Beh, è vero, riconosciamo. Diciamo anche che sei appunto una delle ambasciatrici della European Baby Wearing Week, poi magari ci racconterai un po' qualcosa anche di questo appuntamento internazionale. E allora iniziamo dicendo subito che questa diretta è proprio una diretta, diciamo anche pratica, nel senso che abbiamo raccolto un po' di domande, chi le volesse fare in diretta, ovviamente siamo qui proprio per rispondere anche alle questioni più pratiche che hanno a che fare col baby wearing, che appunto è una pratica antichissima, adesso lo scopriremo stasera, però in Occidente è stata riscoperta negli ultimi anni e spesso i genitori vorrebbero provare, ma magari non sanno da dove partire, come fare, e quindi ci sono proprio appunto un po' di questioni anche pratiche delle quali parlare. Quindi Virna, io ti farei proprio una prima domanda. Cosa vuol dire portare i bimbi con la fascia e perché è un'esperienza che può essere insomma così bella insieme anche pratica per i neogenitori? Insomma, raccontaci qualcosa. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire essenzialmente appunto tenerli a contatto attraverso l'uso di un supporto portabebè. Tu parlavi di fascia, ma in realtà ci sono tantissimi supporti, soprattutto al giorno d'oggi, perché è proprio un mondo che è esploso. Sento un ritorno di voce, dimmi nel caso prova a Io togliere l'auricolare. ti sento Ok, va benissimo. bene, allora è solo dentro, mi risento, fa niente. Ti stavo dicendo che appunto è una pratica, come dicevi tu, antichissima, no? Però negli ultimi anni è stata davvero riscoperta, quindi in realtà appunto non si parla soltanto di fasce, ma di supporti portabebè che sono sempre più rispettosi, ecco, sia delle caratteristiche dei bambini, sia anche
del comfort che il genitore logicamente cerca volendo tenere a contatto il proprio bambino, la propria bambina per tanto tempo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire proprio in un certo senso legarsi il bambino addosso, cioè proprio è la possibilità di utilizzare una fascia e quindi imparare delle legature proprio per legarlo, anche se è un po' brutto dirlo, però fondamentalmente è così, cioè si realizzano delle legature sul corpo del portatore, sul corpo del bambino, che ti permettono di portare in modo confortevole e rispettoso appunto di entrambi. Questo anche con gli altri supporti portabebè, quindi esistono dei supporti che sono un pochettino più strutturati rispetto alle fasce, cioè la fascia è un supporto dove tu non hai dei riferimenti, perché è un supporto lungo, diciamo, un pezzo di stoffa di lunghezza variabile dove devi imparare delle legature. Ci sono però invece dei supporti un pochettino più impostati, che quindi hanno già magari ad esempio un pannello definito piuttosto che dei lembi con delle dimensioni specifiche o degli spallacci proprio completamente formati, che vanno appunto a garantire comunque questo tipo di situazione, ma dove devi magari imparare insomma un po' meno cose, ecco, rispetto a una legatura della fascia. Ecco, infatti una delle domande che ci è arrivata riguardava proprio, insomma, il classico marsupio, perché un po' anche per, diciamo, rispetto a quella che è la nostra generazione, cioè quando eravamo noi bambini, sì, i bambini venivano portati, noi siamo stati portati, però insomma nel classico marsupio, no, io non facevo nomi di marche, però Sì. ce n'era uno in particolar modo. E, che differenza c'è, magari possiamo dire, tra la fascia e il marsupio e diciamo anche da quando si possono portare i bambini con questi differenti supporti? Sì, allora appunto, anche all'interno delle fasce in realtà c'è un mondo e come dicevo, negli ultimi anni è veramente esploso, cioè c'è sempre più richiesta, c'è sempre più interesse perché è una pratica tanto comoda, cioè i bambini hanno bisogno di contatto, di stare a contatto e richiedono questo contatto fondamentalmente, quindi i genitori che decidono di assecondare questo bisogno si ritrovano molto spesso a tenere in braccio i bambini a lungo, quindi l'utilizzo di un supporto portabebè intanto risponde a questo discorso proprio pratico, no? Quindi le fasce esistono due macro tipologie, poi ti ripeto, c'è veramente tanto, quindi È un adesso mondo. ripetiamo proprio all'essenziale perché anche all'interno delle stesse elastiche ci sono elastiche più elastiche, meno elastiche, quindi adesso non entriamo così tanto nel merito, se poi qualcuno volesse approfondire, insomma, può scrivermi un messaggio e rispondo molto volentieri. Però giusto per capirci, le Ah, fasce ecco, bravo, facci elastiche, vedere ecco, qualcosa. sono fondamentalmente come se fosse, diciamo, un jersey, una maglina, ecco, di cotone. Possono Elastica. essere più o meno elastiche in base proprio a come sono fatte, però fondamentalmente risultano essere molto, molto morbide, molto coccolose ed essendo appunto elastiche, molto avvolgenti. Questo tipo di fasce vengono utilizzate generalmente nei primi mesi di vita dei bambini proprio perché nel tempo tendono a cedere. Mentre invece le fasce rigide, che sono fasce in realtà tessute, fasce tessute a telaio, hanno una caratteristica di avere appunto un'elasticità in diagonale da entrambi i lati. Quindi se io tiro in diagonale di qua e tiro in diagonale di qua, il tessuto tende a cedere, ma se tiro in orizzontale o in verticale è molto resistente. Quindi con questo tipo di supporto posso portare a lungo, quindi Lungo. posso portare non solo il bambino piccolino e il neonato, ma per anni. Quindi in entrambi i casi, sia con le elastiche che con le rigide, devo imparare delle legature, appunto, come ti dicevo, perché qui appunto è un unico pezzo lungo e quindi devo imparare a legarlo attorno al mio corpo e attorno al corpo del bambino. Mentre invece i marsupi sono dei supporti strutturati, quindi hanno delle caratteristiche ben definite in base al produttore, quindi ogni produttore decide un po' come realizzarli. A differenza dei marsupi che usavano i nostri genitori da quando noi eravamo piccoli, attualmente si va sempre più verso marsupi ergonomici, cioè marsupi che rispettano proprio il corpo del bambino e garantiscono uno sviluppo ottimale, mentre nei marsupi che usavamo noi, spesso i bambini venivano portati appesi, Un non po' c'era un buon appesi, ecco, infatti. sostegno. Appesi, non c'era un buon sostegno né delle gambine né della colonna, quindi il bambino era sì attaccato al corpo del genitore, ma non veniva così tanto rispettata la fisiologia. I marsupi di oggi hanno invece intanto un cinturone più o meno imbottito dove il peso del bambino viene scaricato sul bacino del portatore, anche qua degli spallacci più o meno imbottiti per garantire un buono scarico sulle spalle, ma per quanto riguarda la parte del bambino, hanno una seduta ampia e
che può essere fissa o regolabile, e quindi qua andiamo proprio a garantire che il bambino sia seduto comodamente all'interno del marsupio e appunto non appeso. Quindi la differenza principale è proprio questa, cioè il bambino portato all'interno di questi supporti non è appunto appeso sulla zona zenitale o appunto con le gambe penzoloni, ma viene sostenuto da un ginocchio all'altro ginocchio in modo che proprio rimanga seduto comodamente nel supporto, e quindi anche l'articolazione delle anche che si sta ancora formando Certo. in qualche modo viene agevolata, cioè viene agevolato lo sviluppo, ecco, di questa parte, mentre invece quando il bambino è appeso è soggetto a continue sollecitazioni, quindi insomma, non è così rispettoso, ecco, dello sviluppo del bambino. Ecco, una cosa, adesso parlando mi sono iniziando a segnare un po' di temi perché abbiamo un sacco di cose di cui raccontare, di cui parlare. Un tema sicuramente è quello un po' della sicurezza, no? Perché appunto tu dicevi è importante imparare a usare, soprattutto se si usa la fascia, impararla a legare e legare nel modo giusto. Quindi magari se vuoi raccontarci qualcosa su questo, sia rispetto appunto a quella che è diciamo, la tecnica di legatura e poi per le mamme magari che hanno portato e lo sanno, c'è cioè una cosa che ritorna spesso per chi magari insomma, si approccerà a questa pratica di accudimento, una delle paure principali è quello di stringere troppo il bambino, che il bambino all'interno magari della fascia non respiri. Invece appunto diciamo il baby wearing è una tecnica sicura. Se insomma, se la si fa nel modo, no? Nel modo corretto. Sì, se la si fa nel modo corretto, quindi ecco, anche il fatto di acquistare un supporto che sulla carta è ergonomico, o comunque anche una fascia, no, portabebè, che mi porta ad avere una legatura che appunto è rispettosa del corpo del portatore e del corpo del bambino, di per sé appunto non vuol dire nulla se non imparo ad utilizzare la fascia o il supporto portabebè in modo corretto. E molto spesso questa cosa viene un po' sottovalutata, nel senso che ci sono una buona fetta, ecco, di genitori che pensano, ma sì, ma cosa ci vuole? In realtà non è difficile imparare a portare, però appunto, come dicevi tu, ci sono una serie di accorgimenti che è importante conoscere. Quindi al di là poi del discorso legato proprio al comfort, cioè non è detto che il bambino che è dentro nella fascia, nel marsupio e non piange stia per forza bene. C'è questo discorso importantissimo legato alla sicurezza. La settimana europea del portare quest'anno vuole trattare un pochettino il tema della sicurezza, ma in realtà non inteso soltanto come la sicurezza proprio dal pericolo, però è anche una, diciamo, delle tematiche che verranno affrontate, perché il tema di quest'anno è al sicuro tra le mie braccia. Giusto, non l'abbiamo detto, è vero, un tema quanto mai attuale, tra Sì, l'altro. che però ecco appunto non riguarda soltanto una sicurezza, appunto, come dicevo, per non andare in pericolo, no? Proprio una sicurezza anche emotiva, cioè il fatto di poter tenere i nostri bambini vicini e di farli crescere con insomma, una base sicura. Comunque ne parliamo semmai dopo. Tornando proprio sul tema della sicurezza, proprio nel senso stretto, il bambino portato viene sostenuto intanto su tutto il suo tronco, quindi è importante che i due corpi siano ben aderenti. La paura che dicevi tu, oddio, stringo troppo, oppure a volte ho stretto Oddio troppo poco, cade, oddio esatto. cade, no? Infatti lì poi bisogna trovare appunto la giusta misura. È una paura naturalmente molto comune perché bisogna affidarsi al supporto portabebè e se ho utilizzato una fascia bisogna affidarsi alla legatura che ho realizzato, no? Quindi questo, insomma, fondamentalmente è una paura anche legittima perché soprattutto le prime volte bisogna imparare e prendere dimestichezza con questi strumenti che sono nuovi. Però fondamentalmente la posizione in fascio nel marsupio è la stessa in cui noi, cioè è la stessa come se fossero in braccio i bambini. Quindi se già sto portando abbastanza alto, vicino al mio corpo, sento che il corpo del bambino è ben sostenuto, già sono sulla buona strada. Se inizio a sentire che ad esempio il bambino balla all'interno del supporto, si storta, si insacca, si accartoccia, Vuol dire che c'è vuol qualcosa dire che che c'è qualcosa che non va. Quindi già questi sono dei piccoli campanelli d'allarme. Poi ecco, una parte importantissima riguarda proprio le vie respiratorie, certo. quindi è molto importante lasciare il volto libero, quindi non coprirlo né con il tessuto, ma neanche con, non so, una sciarpa, un vestito che uno potrebbe indossare e essere sempre vigili perché appunto le situazioni possono cambiare, i bambini insomma si muovono, ma anche noi stessi magari non ci accorgiamo e camminando, muovendoci o facendo cose mentre portiamo i nostri bambini potrebbero insomma cambiare proprio la dinamica in un attimo, quindi è sempre importante rimanere appunto in ascolto di noi stessi, ma anche vigili di quello che Del succede, no? bambino.
Certo. Quindi ecco, l'altezza, come ti dicevo, sono anche questi dei requisiti in realtà importanti, perché uno dice: ma perché mi stai parlando di altezza rispetto alla sicurezza? Perché se io porto, ad esempio, troppo basso o si creano appunto spazi, anche proprio la parte del torace del bambino, no? Potrebbe andare a comprimersi e quindi anche questo andare a comprimere le vie aeree, le vie respiratorie, quindi potrebbe far fatica a respirare. Ecco, infatti un po' l'idea della sicurezza è anche legato e l'imparare poi a legare, a usare bene la fascia e vari supporti, anche proprio a un senso di sicurezza del genitore, nel senso che nel momento in cui sappiamo quello che stiamo facendo e che magari stiamo usando bene la fascia piuttosto che il marsupio, appunto lo facciamo più tranquillamente, più serenamente, ed è una cosa un po' che dobbiamo rimparare, perché appunto possiamo dirlo, i bambini sono sempre stati portati, Sì. forse tranne negli ultimi, non so, 50, 70 anni, no? E vengono portati ancora adesso in gran parte del mondo, qui per vari motivi, insomma, legati a questioni sociali, economiche, le cose sono andate diversamente, adesso ci si sta riapprocciando appunto al portare i bimbi, dobbiamo rimparare un po' a farlo, insomma, Sì, giusto? ecco, allora una cosa che io dico sempre è che in realtà non è obbligatorio utilizzare supporti portabebè, ma è appunto una scelta, una possibilità che abbiamo, come ti dicevo prima, molto comoda, molto pratica, ma anche molto bella dal punto di vista proprio relazionale. Certo. Però ecco, in realtà tutti, se ci pensiamo, comunque portiamo, perché tutti portiamo, no, con le nostre braccia. Questa è la prima modalità che abbiamo proprio per approcciarci al neonato, perché comunque il bambino appena nato non è in grado di sostenersi e di sopravvivere da solo. Quindi comunque tutti portano, ma giustamente nel momento in cui decidiamo di utilizzare un supporto portabebè, ecco, qui stiamo usando uno strumento, quindi è importante capire come fare ad utilizzarlo e capire qual è la tecnica, ad esempio, più adatta rispetto anche proprio al bambino che noi abbiamo, ma anche rispetto alla nostra corporatura. Quindi questa riscoperta di cui parli è vera, nel senso che se guardiamo appunto altre culture, portano senza neanche porsi la domanda del fatto che sia utile, legittimo o se questo possa creare eventuali vizi o problemi ai nostri bambini. Mentre appunto qui si è molto persa negli anni, proprio come dicevi tu, per questioni proprio storiche, sociali. E si sta però appunto riscoprendo la bellezza del portare proprio come possibilità, proprio come ti dicevo, per relazionarsi ai nostri bambini. A volte all'inizio c'è un attimo questo scoglio, cioè legato proprio magari proprio alla paura, ma sarò capace, ma mi cade, oddio com'è difficile, no? Ma c'è anche un po' il discorso legato a questi pregiudizi sociali con i quali Certo. purtroppo ci si scontra tutti i giorni, perché magari anche il genitore che è motivato a portare si trova comunque circondato da gente che magari prova a mettere in dubbio questo suo desiderio e quindi anche se magari sente che è la cosa migliore per lui o per lei, insomma tutto questo ronzio di giudizi che si ritrova attorno è fastidioso, E poi ecco. diciamo è una cosa esatto che accade un po' con tutti gli aspetti che hanno a che fare col Certo. prendersi cura dei bambini, quindi dall'allattamento alla nanna, insomma tutte le Sì, varie. infatti io dico sempre, metteranno becco su tutto, scegli la tua strada Esatto, infatti e vai. è una delle cose che si possono provare e vedere poi se fanno insomma, per sé, per il proprio bambino, insomma. Sì, Quindi. ecco, a volte però questo senso un po' di così insicurezza o di dubbio, no? Che ripeto è più che legittimo, passa però nell'approcciarsi, no? Quindi ci sono a volte dei genitori che vogliono magari provare a mettere il proprio bambino o bambina nella fascia o in un altro supporto, ma si ritrovano poi magari in situazioni con il bambino che magari sembra non volerci stare, no? E in realtà questo non volerci stare molte volte è dato soltanto appunto da questa insicurezza che il bambino percepisce, perché va da sé che se io quando provo a metterlo mi sento agitato, impaurito, questa sensazione magari un pochettino passa anche proprio a livello fisico, magari mi irrigidisco, trattengo il respiro, e quindi a volte succede che c'è un po' questo momento di disagio, però anche rispetto a questo, il fatto magari di poter essere accompagnati da professionisti che lavorano in questo settore è sicuramente una sicurezza in più, non soltanto appunto perché sono certo di fare le cose per bene, ma anche proprio perché ho di fianco a me qualcuno che mi dà fiducia. Certo, infatti un po' di domande sono arrivate proprio su questo, cioè se vorrei, ma non so da dove partire, a chi mi rivolgo, da chi mi faccio un po' insegnare, perché poi sappiamo che la rete offre
qualunque cosa, però è diverso, insomma, guardare magari ci sono sì, tutorial ecco. su tutto, ci sono anche Come dici tutorial tu, ci su sono tutorial su tutto. Quando uno compra la fascia, in genere arriva con le istruzioni fatte di vari tipi, da quelle con i disegnini a quelle fatte con il DVD, ecco, c'è di tutto. E ormai in rete, appunto, ci sono tutorial di tutti i tipi. Diciamo che anche questi, il tutorial, non sono in realtà da prendere come il male assoluto, no? Però bisogna prenderli molto con le pinze, soprattutto quando uno non ha assolutamente idea di chi c'è dall'altra parte e dell'esperienza anche della persona, no? certo. Sicuramente una consulenza fatta con appunto un professionista ti permette di andare subito al sodo e di avere un intervento mirato sulle proprie esigenze, ma anche un dialogo, perché il video non ti parla, no? Il video va per la sua strada e non ti dà delle dritte o delle indicazioni No, legate e poi proprio esatto, a te. come dici tu, mirato, nel senso che come appunto tante cose che hanno a che fare poi con la cura dei bimbi, ogni diade, insomma, ogni coppia mamma, bambino, papà, ovviamente ha poi delle esigenze e delle necessità differenti. Quindi non è detto che quello che può andare bene per un bimbo e per la sua mamma e per il suo papà possa poi andare bene anche Sì, che sono delle per un esigenze altro. non solo legate in realtà al fatto che ognuno di noi è diverso, no? Ma sono delle esigenze legate anche al vissuto di ciascuno di noi, anche proprio legato magari al parto, piuttosto che, ad esempio, all'età del bambino. Quindi è diverso mettere in fascia un bambino neonato o mettere in fascia un bimbo di 6 mesi o di 2 anni. Quindi anche qua magari la legatura che io sto guardando dal video non è adatta per il mio bambino, e quindi magari il mio bambino messo in quella legatura sembra non volerci stare, ma magari basterebbe semplicemente fare delle piccole modifiche o cambiare legatura e la situazione semplicemente cambierebbe, ecco. Certo, vabbè, diciamo intanto che insomma, se ci sono domande le raccogliamo anche qui in diretta Sì, e volentieri. contattiamo Virna per rispondere un po' di Sì, ecco, quindi domande. comunque rispetto appunto a questa domanda che tu facevi, no? Come iniziare, no? Ognuno poi deve trovare un po' la sua strada, perché non è obbligatorio per forza contattare una consulente o un consulente. Certamente è il mio lavoro e quindi è la strada che consiglio, logicamente, proprio per questo motivo, proprio perché c'è un supporto, ripeto, professionale e mirato sulle esigenze della famiglia. Si può imparare, ripeto, anche tranquillamente col fai da te, provando e riprovando con le amiche che però appunto non hanno quest'occhio, diciamo, di riguardo rispetto a certe, problematiche o Certo. anche a certe situazioni. Sì, e poi appunto diciamo un po' una questione di sentirsi sicuri, no? Quando hai comunque Certo. una persona che ti spiega le cose come vanno fatte, poi ti approcci insomma anche Sì, anche perché, più per esempio, se io tranquillamente. vengo da te per fare una consulenza, può essere che quello che io mostro a te sia adatto per te e non per un'altra persona, quindi sia stato adattato a voi, su di voi, e magari quello che io ti sto facendo vedere non va bene per un'altra famiglia, ecco. Poi un aspetto secondo me molto, molto interessante, anche avendolo provato insomma così da mamma, oltre all'aspetto sicuramente emotivo e psicologico che è di grande aiuto, c'è poi anche tutto un aspetto di natura pratica, nel senso che comunque il fatto di potersi prendere cura del proprio bimbo, diciamo così, avendo le famose mani libere, è di grande aiuto, sia se si ha il primo bambino, a maggior ragione insomma nel caso sia il secondo piuttosto che il terzo e via dicendo, no? Sì, Quindi e questo è anche tutto proprio il lo discorso stare al sicuro, no? Al sicuro tra le mie braccia ti esatto. permette proprio di rispondere a questi bisogni che i bambini hanno, in realtà a tutte le età, ecco. Ognuno poi appunto anche in questo deve trovare un po' la sua dimensione, la sua strada. C'è sicuramente un risvolto pratico molto evidente legato proprio al fatto di avere il bambino a contatto e intanto di poter continuare a gestire la propria routine, tenendo conto però che c'è un bambino, quindi non è che uno può fare finta di niente. Quindi qua bisogna sempre rimanere in ascolto, in relazione, e vedere insomma se è il momento di continuare a portare o magari il bambino ha bisogno di altro o io che porto ho bisogno di altro in quel momento. Però ecco, dal punto di vista pratico c'è proprio questa risposta a questo bisogno di contatto che i bambini hanno, ma anche ad esempio, come dicevi tu, se ho dei fratelli o delle sorelle, posso andare, non so, prenderli all'asilo con più facilità, posso andare al parco giochi, posso andare con loro, non so, ad esempio a fare la spesa, portare a spasso il cane, insomma, ci sono una serie di situazioni che sicuramente vengono agevolate da questa pratica, ecco.
Un altro tema che spesso, insomma, viene fuori quando si parla di baby wearing, di, appunto, in realtà di contatto, di grande contatto fisico con i bambini, è un po' il tema del vizio. Nel senso che qua torniamo un po' anche al discorso dei famosi pregiudizi, delle vocine che arrivano da più parti, spesso appunto anche magari, adesso arriva una domanda, adesso guardiamo subito, da parte di magari di nonni o comunque di persone che insomma anche diciamo così in buona fede sulla base della propria esperienza però dicono ai genitori, però sempre attaccato al tuo corpo, in braccio figuriamoci legato con la fascia, ma non è che poi si abitua e poi però è il famoso vizietto dei bambini, in realtà insomma non è proprio così, no? Ma in realtà i vizi veri sono altri, non è questo il vizio. Parliamo di bisogni e parliamo di bisogni che i bambini hanno nei primissimi anni di vita. Dopodiché arrivano a un punto che quasi, cioè, non ti guardano quasi più. Vanno, quindi. Vanno e a te mancherà questo tenerli, perché comunque è veramente sicuramente una fase della loro vita che anche per l'adulto è impegnativa. Però è un loro bisogno perché arrivano fondamentalmente da una vita passata all'interno di una pancia dove erano in simbiosi con la loro mamma e si ritrovano in un mondo che è completamente diverso e non hanno proprio, Verissimo. sì, non hanno neanche la capacità in realtà di capire a livello cognitivo che magari la mamma è nell'altra stanza, cioè per loro l'assenza di contatto vuol Vuol dire dire che tu oddio, non ci pericolo. sei, certo. E quindi ecco, su questo purtroppo appunto è una questione legata proprio a quella che è la nostra società, perché tu se vivessi in un'altra parte del mondo, ti ripeto, non ti verrebbe neanche il dubbio, ma ci sono bambini ad esempio che nascono, poniamo in Africa, poi anche lì ci sono diverse culture, quindi ognuno ha la sua modalità, però è normale portare, sarebbe strano il contrario, no? Qui da noi invece a volte vieni visto come appunto quello strano e con la paura, oddio, però poi come me lo stacco, no? In realtà, ripeto, il bisogno c'è. Più noi assecondiamo questo bisogno di contatto, più il bambino capisce che dall'altra parte c'è una risposta, c'è una pronta risposta al suo bisogno e quindi piano piano acquisisce sicurezza e mano a mano che cresce inizierà a interagire con il mondo e quando sarà pronto, Andrà. ripeto, se ne andrà. Infatti è così, quindi anzi, poi appunto, come diceva Virna, insomma, se uno poi prova, a parte i propri bimbi, poi è una cosa che manca in realtà quella. È una cosa che manca, ma appunto, vabbè, i miei bambini adesso sono grandicelli perché uno ha 8 anni e l'altro va per gli 11. Il tempo veramente passa molto, molto, molto velocemente e noi siamo quasi in preadolescenza e mi sembra ieri che è nato, Era ecco. in fascia, certo. Quindi, ecco, è un tempo in realtà determinante però, cioè, nel senso che, ripeto, è un tempo determinante per la crescita futura, per lo sviluppo proprio dell'individuo. Quindi in quella fase, nei primi anni di vita, si mettono davvero le basi per quello che sarà il loro futuro. Sì, è arrivata allora una domanda, ci Sì? chiedevano un po' di appunto questioni tecniche, cioè se c'è un limite per di tempo per portare davanti il bimbo nella posizione davanti e se c'è in generale un limite di tempo per portare o se si può far dormire magari il bimbo in fascia anche per 5, 6 ore. Allora, sul limite di tempo per portare, se intendi in termini appunto di ore, non c'è un limite di tempo, nel senso che appunto qui ognuno è diverso e ogni situazione è a sé. Va da sé che comunque a un certo punto i bambini hanno altre esigenze legate in genere alla fame, legate al cambio, ad esempio, del pannolino, legate anche al fatto che a un certo punto vogliono anche giustamente e hanno anche bisogno di esplorare e di stare anche in altre posizioni. Non c'è però un tempo adeguato o non adeguato. In termini invece di anni per portare, anche rispetto a questo è una scelta proprio familiare, cioè fino a che entrambi volete andare avanti. L'unica cosa sicuramente da tenere un pochettino monitorata è legata soprattutto alle prime fasi, ai primi mesi, proprio all'allattamento. Quindi solitamente i bambini non dormono tutte quelle ore, ad esempio, ed è importante in quel caso valutare anche la crescita del bambino. Quindi anche qua è molto diverso parlare di un neonato e se già un neonato mi dorme 5-6 ore mi preoccuperei, nel senso che potrebbe essere che è diventato sonnolento per altri motivi, ad esempio glicemici. Quindi insomma bisogna un attimo, ripeto, guardare la situazione.
Però anche qua, se poi hai dei dubbi specifici, piuttosto scrivimi in privato che vediamo un attimo. Quindi anche qua non c'è una regola, ecco. Se mi sta dormendo sulla schiena un bambino più grande, per esempio, e mi dorme 5 ore, se la mia schiena regge, va bene. Ecco, non c'è anche qua una regola. La regola te la dai un pochettino tu in quel senso, legata proprio al fatto che anche per il genitore è comunque un impegno fisico portare, quindi anche rispetto al portare davanti, solitamente si porta davanti nei primi mesi di vita e fino a che la mia schiena non mi dà noia, finché non sento il peso, solitamente verso i 7-8 kg si inizia un po' a accusare il peso di un bambino portato davanti e quindi in genere lo si sposta sulla schiena. Però anche qua nulla vieta che se io voglio dare una coccola a un bambino più grande, una coccola speciale in braccio davanti, posso farlo anche se è un bambino di 3 anni, poniamo. Quindi anche in questo non ci sono regole proprio fisse, Un tutto po' un la po' questione dipende. esatto, dell'ascolto, no? Sì. Dell'ascoltarsi reciprocamente. Quindi sì, Certamente, effettivamente. però, ecco, appunto, a un certo punto del percorso i bambini solitamente vengono comunque spostati proprio perché davanti il peso inizia a sentirsi. E poi loro, insomma, vogliono magari guardarsi intorno. Ci scrivono, infatti, c'è una domanda, bimbo di 2 mesi, fascia rigida, legatura FVCC, poi diciamo che cos'è magari, da sveglio piange perché non riesce a guardarsi intorno, sta sempre con la testolina alzata, sta in fascia solo se vuole dormire, è normale? Allora, la parola normale è tutto relativo, no? Qua, nel senso che la normalità, boh, cos'è? Comunque, rispetto alla tua domanda specifica, allora, se il tuo bambino di 2 mesi in questa legatura, che è già una legatura abbastanza aperta, quindi anche qua dipende come la fai già aperta o la fai e lo chiudi dentro, no? Se lui si guarda attorno, sostiene la testa, eccetera, e ti sembra comunque anche abbastanza tonico a livello appunto di tono muscolare, molto curioso, potrebbe già essere, anche se ha solo 2 mesi, se magari è un bambinone, pronto ad esempio per essere spostato sul fianco. Solitamente è una tappa che si fa un pochettino più avanti. La legatura che stai facendo è già una legatura abbastanza aperta, dove solitamente si guardano attorno. Potresti provare, ma lì bisogna un attimo appunto vedere la situazione, a lasciarlo un pochettino più libero e a rimettere il contenimento e la tensione nel momento in cui si addormenta. Ad esempio, in questa legatura, quando sostengono meglio il tronco, si possono lasciare fuori le braccia. Però a 2 mesi mi dà magari più l'idea che potrebbe essere semplicemente legato alla situazione. Quindi prova a vedere se, non so, se esci, questa cosa succede solo in casa, succede anche quando ti muovi. Bisogna un po' vedere tutta la dinamica, ecco. Perché comunque, se sta, cioè, anche questo discorso del pianto, bisogna capire, cioè, comunque, ripeto, è una legatura che lascia abbastanza liberi, quindi magari metti troppa tensione, prova a vedere questi dettagli e eventualmente ci risentiamo. Ecco, questa cosa che Mirna sta spiegando è legata proprio a un tipo di legatura, cioè di tecnica attraverso Sì? la quale viene indossata la fascia, e ci raccontava Mirna appunto che ne esistono esistono diverse tecniche, è un po' quello che si fa quando ci si rivolge magari appunto a una persona esperta e formata sui temi del baby wearing come Mirna, è proprio quello di scegliere la tecnica più adatta per l'esigenza di quel bambino in quel particolare momento della sua crescita, un po' quello che dicevamo prima. Quindi no, non è proprio vero appunto che insomma, legarsi in un modo vale l'altro, no? Insomma, ci sono Ma poi all'interno delle della stessa differenze. tecnica ci sono delle possibilità, Degli appunto, come accorgimenti. dicevo, di fare delle modifiche. Certo. È arrivata un'altra domanda, fascia elastica fino a quanti chili? Sia davanti, sia dietro o di fianco? Dipende. Allora, diciamo che di base la maggior parte delle fasce elastiche si usano fino ai 6-7 kg perché tendono a cedere, soprattutto se sono fasce che contengono l'elastan. Esistono però delle fasce un pochino più sostenitive che si possono utilizzare anche in altre posizioni e anche con dei pesi maggiori, però bisogna sapere anche qua cosa si fa. Quindi in generale, come regola generale per tutti, 6-7 kg. Se comunque hai una buona manualità, sei esperta ed hai una fascia elastica, ma che appunto non contiene elastan ed è una fascia, ad esempio, più sostenitiva per il tipo di elastica che è, allora si potrebbe valutare. Però ecco, anche qua è poi una scelta, nel senso che comunque l'elastica lavora in modo diverso rispetto alla rigida. Quindi anche qua bisogna un po' vedere quello che uno cerca.
Certo, ma una domanda invece che volevo farti io perché, allora, se parliamo, insomma, quando parliamo del baby wearing, un po' inevitabilmente parliamo sempre della mamma, delle mamme. In realtà è una cosa, un'esperienza anche molto bella per i papà e in alcuni casi anche per altre figure della famiglia allargata, i nonni, i Sì, zii. Adesso sì. siamo in un momento storico magari un po' particolare, però insomma, sperando di tornare presto a una nuova normalità, in realtà appunto Sì, insomma. allora non c'è, diciamo che allora la mamma sicuramente è la figura più presente e è proprio il fatto di portare il bambino in fascia dà proprio una continuità tra il vissuto all'interno della pancia e quello che succede, no, poi dopo. Quindi permette proprio di ritrovare anche un po' l'odore della mamma, il battito del cuore che già si conosceva, eccetera. È una bellissima esperienza anche per i papà e anzi molto spesso i papà dicono che provano proprio quelle sensazioni di pancia che loro non hanno sperimentato. Ed è un modo anche per entrare in relazione con i bambini, soprattutto quando i papà magari sono molto assenti perché spesso lavorano tutto il giorno. Quindi è proprio per loro una bella occasione proprio per relazionarsi. È una possibilità per chiunque. Quindi se c'è questo desiderio, ed è un desiderio che fa piacere, ripeto, però, perché comunque non tutte le mamme, non tutti i papà vogliono che, ad esempio, non so, il nonno, la nonna, lo zio, la tata, il nido porti, perché comunque è una situazione molto intima. Certo. Quindi bisogna comunque condividere questa scelta, ecco, non è che appunto all'improvviso prendo una fascia e perché so legare, io sono la zia, ti metto in fascia. Bisogna, Assolutamente. ecco, a mio avviso, condividere questa possibilità, ecco. Ecco, citavi anche gli asili, ci sono insomma alcune realtà appunto anche a livello di strutture come asili nido, così dove il baby wearing sta entrando come pratica di accudimento, appunto una scelta magari condivisa ovviamente con le famiglie, però proprio a dire che insomma è una cosa sempre più diffusa, insomma, Sì, ecco, in quel tipo di non contesto. sono tanti. Ci sono delle strutture dove proprio la struttura stessa decide di introdurre questa possibilità in generale, soprattutto magari in alcune fasi, ad esempio nell'inserimento o comunque con bambini che magari fanno fatica un pochettino ad ambientarsi, non per forza con bambini già portati, cioè a volte è proprio una modalità che viene scelta proprio per rispondere magari a quel bisogno di contatto. Quando c'è logicamente un piccolo gruppo di bambini e uno che fa un pochino più fatica. A volte invece è proprio il genitore a proporlo all'asilo, cioè il mio bambino si addormenta così, piuttosto che sono abituata così e si trova magari una strategia comune, ecco. A volte può essere appunto che l'educatrice che ha portato suo figlio o magari la consulente che comunque ha anche, non so, il ruolo di educatrice in un nido propone questa possibilità, però ripeto, a mio avviso deve essere sempre condivisa Con la famiglia. proprio perché va a lavorare davvero tanto su questo discorso, proprio un pochettino di intimità, proprio perché c'è un contatto corporeo molto forte che comunque in una struttura di nido c'è e si crea con bambini così piccoli. Però il fatto di essere proprio contenuti e legati all'interno di una fascia o di un supporto portabebè ancora di più. Quindi anche qua bisogna proprio scegliere poi magari il supporto più adatto rispetto alle diverse situazioni. Però ecco, questo è un segnale di apertura, secondo me, verso appunto questi, i bisogni dei bambini. Eh no, infatti assolutamente, e anche delle mamme, comunque dei genitori mi viene da dire, perché tutto quello che comunque costituisce appunto un supporto, tu ce l'hai un po' nel tuo nome attraverso il quale poi lavori sui social, è sempre insomma, una possibilità in più per i genitori, Sì, per diciamo che magari è la struttura. più facile, ad esempio, se tu scegli di lasciare il tuo bambino o la tua bambina a una babysitter o a una tata, quindi in quel caso è molto più facile condividere questa pratica Certo. proprio perché è lei che si occupa del bambino o della bambina, mentre all'interno di una struttura deve essere una pratica appunto un pochettino più, insomma, condivisa proprio a livello, diciamo, educativo, a livello proprio del sistema asilo, no? E, può essere anche una pratica, un modo di prendersi cura dei bimbi che può venire in aiuto anche in momenti un po' critici, no? Ci sono delle fasi di passaggio della crescita che possono essere più delicate di altre, sono il famoso periodo delle colichette, famoso, sono i primi mesi più complicati, dei momenti comunque di passaggio, di crescita. In questo il baby wearing aiuta proprio perché, forse per quello che ci dicevi prima, no?
no? Perché risponde comunque ad un'esigenza di, così, di contatto e di accudimento del bambino. Quindi tante Sì. mamme che l'hanno provato, tanti genitori dicono che proprio è un po' Magico. somatico. Quando c'è un momento di difficoltà, tiriamo fuori il Santa massimo e Pascia, magari sì. esatto, dà una mano. Sì, diciamo che a volte se si riesce un po' ad anticipare quel momento critico, no? Perché molte volte ci sono dei momenti durante la giornata in cui il bambino è un pochettino più infastidito già di suo, no? Quindi spesso l'orario serale, anche perché la mamma è più stanca, eccetera. Se si riesce un po' ad anticipare il momento in cui arriva la crisi, e quindi magari si riesce a mettere il bambino in fascia prima, molto spesso non arriva neanche questo momento così critico, o comunque lo si riesce a gestire diversamente, perché comunque magari il bambino in quel momento ha da manifestare, anche da scaricare delle tensioni, ma avendo comunque il suo corpo all'interno di un supporto, quindi scaricando il suo peso, riesco comunque a cullarlo e a ninnarlo con più facilità rispetto a tenerlo in braccio e quindi affaticarmi e magari mettermi io in posizioni che poi sono dannose per la mia schiena di portatore. Guarda che forse è arrivata una domanda, ma Infatti si è chiedevano, salita. sì, ci chiedevano da quando si può portare sulla schiena. Anche questo è un bel dipende, nel senso che allora, solitamente si porta sulla schiena dopo che i bambini hanno un buon controllo della testa e del tronco, quindi anche qua in genere sono bambini che non per forza devono già stare seduti, ma insomma in un certo senso si sostengono abbastanza. Anche qua però ci sono dei fattori da verificare perché intanto appunto non è una regola fissa, quindi se io genitore non me la sento e voglio mettere il mio bambino che ha 1 anno e mezzo, posso farlo, non c'è un... Però ecco, si può portare anche molto prima se io genitore ho una buona consapevolezza di quello che sto facendo, del mio corpo, so magari già legare perché ho già portato con un altro figlio, quindi non c'è anche qua una regola assoluta. In genere, ripeto, per un neofita si aspetta che il bambino abbia qualche mese di vita e che si sostenga un pochettino perché logicamente più si sostiene più risulta facile. Una fase un po' difficile da approcciare è la fase in cui i bambini in realtà iniziano ad esplorare maggiormente, quindi quando iniziano a muoversi tanto, a gattonare, eccetera, quella è una fase un po' difficile per fare il passaggio, quindi io in genere consiglio sempre di cercare di farlo prima, anche se Prima. magari non si è ancora del tutto pronti come genitori. Molto spesso è più l'adulto che ha paura che non il Eh sì, perché bambino poi il che non è passaggio sulla pronto. schiena è un po', insomma, bambino non lo vedi Ma più. il passaggio sulla schiena è un passaggio forte, non soltanto perché appunto non lo vedo e non ho questo controllo, ma anche perché segna veramente l'inizio di uno stacco e quindi il genitore che inizia a sentire, oh caspita, cioè fino a ieri avevo paura, oddio lo vizio, adesso effettivamente dov'è, dove sta andando, no? C'è più una cosa emotiva, anche a volte un po' Certo. inconscia. Ma poi adesso, siccome un po' la chiave, insomma, tante domande sono arrivate, quando tu dicevi dipende, no? Sorridendo, è proprio perché è tutta una cosa che va un po' calibrata. Certo. Credo che la chiave sia quella, no? Sull'ascoltarsi, Sì, poi ecco, anche qua ognuno ha il suo approccio, ci sono delle colleghe che hanno delle regole fisse molto rigide, dettate a volte magari anche dall'inesperienza e quindi se appunto la scuola dal dettagli mi ha dato questa regola, sto nella regola perché io così sono sicura di non sbagliare. Nel certo. momento in cui fai questo lavoro da tanti anni e incontri tante famiglie e maturi davvero un'esperienza sul campo notevole, puoi anche permetterti di personalizzare molto di più l'esperienza e quindi uscire un po' anche dagli schemi. Quindi anche qua ti dico, io ti do queste risposte perché faccio questo, sono un po' vecchia. Eh sì, diciamo appunto quando Virna dice colleghe, proprio perché diciamo che in Italia, come negli altri paesi, in questi ultimi anni sono nate una serie di realtà che Sì. si sono occupate, si occupano della diffusione della pratica del baby wend, sia a un livello diciamo di natura più teorica, sia a livello poi invece di natura pratica rispetto proprio a quello che è l'insegnamento ai genitori nell'utilizzo dei supporti. Si fanno dei percorsi di formazione. In Italia ci sono due o tre realtà, insomma, particolarmente insomma forti, presenti sul territorio. Se cercate in internet sicuramente insomma potete trovarle, e sono persone formate proprio per insegnare poi ai genitori a usare la fascia. Molto
molto spesso possiamo dirlo, chi arriva a fare questo percorso magari è già appunto, come nel caso di Vilma, ha già una formazione specifica, cioè un puericultore piuttosto che un'ostetrica, un fisioterapista, quindi persone che comunque hanno anche magari un background loro personale e aggiungono un tassello insomma Sì. rispetto a quello che è il mondo dell'accudimento e del prendersi cura dei bambini. Vediamo intanto se arriva qualche altra domanda, però intanto se ci vuoi raccontare qualcosa sulla European Baby Wearing Week, Va perché bene. pensavi di inaugurare questa settimana dedicata al baby wearing Sì, ecco, nelle parte oggi, scuole. è partita oggi. Siamo alla quinta edizione, quindi è la settimana europea del portare, che è nata appunto 5 anni fa perché fondamentalmente esisteva già in realtà la settimana internazionale del baby wearing, e però si è sentito un po' il bisogno di unire e legare maggiormente proprio le popolazioni europee in questo senso. E quindi è nata su iniziativa di un gruppo di consulenti. E da lì appunto siamo alla quinta edizione. Ogni anno c'è un tema, ogni anno c'è un logo che viene leggermente modificato, c'è una fascia dedicata, ci sono delle sfide. L'obiettivo è quello di parlare di contatto, di parlare di baby wearing, di da una parte celebrare insieme, festeggiare insomma questa passione, questa pratica che ci unisce, dall'altra è di diffonderla sempre più. Ecco, negli ultimi 2 anni, quindi l'edizione scorsa e questa, diciamo che appunto purtroppo gli eventi in presenza sono molto limitati. Però ecco, si è molto attivi dal punto di vista comunque online, e in genere ci sono sempre anche tantissime realtà, sia online sia negozi fisici, che per l'occasione fanno ad esempio tanti sconti. Quindi chi vuole ad esempio comprare, non so, la prima fascia, il primo marsupio, o approfittarne per cambiare supporto, in genere durante questa settimana trova veramente tantissime possibilità. Infatti, avevo dato poi il consiglio a guardare un po' sul profilo della settimana della European Baby Wearing Week, fare la ricerca con l'hashtag, perché magari proprio anche a livello territoriale, sul proprio territorio, nonostante le limitazioni del momento, però magari all'aperto Sì, sono esatto. organizzati magari delle passeggi, si chiamano le fasceggiate, no? Quindi magari dei momenti di incontro per i genitori che portano, ed è insomma anche un modo per conoscersi e fare rete sul territorio attraverso Sì, proprio c'è il il baby sito, wearing. c'è il profilo Instagram, c'è il profilo Facebook, e appunto ci sono una serie di hashtag dedicati, da quello per la fascia a quello per le varie sfide. Quindi insomma c'è modo di partecipare davvero in modo attivo nonostante appunto la situazione. Ecco, tu ci dicevi il tema di quest'anno appunto è sicuro Tra le mie pure braccia. tra le mie braccia e insomma sicurezza in senso lato, possiamo Sì, dire. sicurezza, come ti dicevo, in senso lato, intanto appunto come dicevamo prima, dal punto di vista proprio pratico, cioè portare in modo sicuro per non portare il bambino in situazioni di potenziale pericolo, ma poi appunto un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso, cioè la sicurezza del tenerti vicino a me proprio per renderti un adulto che poi sarà sicuro, no? Nella sua vita, per renderti indipendente. E anche in realtà sicurezza rispetto alla situazione, perché portare comunque i bambini a contatto in qualche modo li protegge Protegge in questo dall'esterno. momento, certo. Quindi insomma, calato anche in quella che è la situazione che stiamo vivendo. Virna, io ti ringrazio. Abbiamo fatto Grazie a te, una grazie a voi. bellissima chiacchierata. Ah, aspetta, arriva un'altra domanda. Dai, approfittiamo, abbiamo ancora qualche minuto. Bimbo di 5 mesi che non vuole dormire nella culletta, ma solo in fascia o nel lettone con noi. Dovrà assecondare i suoi bisogni o continuare a provare a metterlo nella culletta? Questa è una domanda molto bella perché è una cosa che tutti i neogenitori provano, insomma, quindi. Le cose in realtà non sono correlate, cioè nel senso che non è che perché il mio bambino dorme tutto il giorno addosso non dormirà mai nella culletta o nel lettone o nel lettino o dove volete farlo dormire. Cioè, se ha bisogno di contatto in questo momento, personalmente asseconderei il contatto e troverai piano piano delle strategie per farlo poi dormire altrove. Però anche questo è un argomento veramente molto vasto, quindi bisogna vedere ad esempio anche com'è l'approccio al sonno, cioè ci sono tante cose poi da valutare, ecco. Però ti posso rassicurare che non è che perché il bambino o la bambina dorme in fascia o nel marsupio, allora non dorme più da nessuna parte. Sì, C'è comunque anche un bisogno in realtà dei bambini di contatto, anche
nel sonno, dove comunque si devono abbandonare a questa situazione che per loro non è, cioè, l'abbandono al sonno per tutti, oddio cosa succederà dopo, dormo e poi chi lo sa. Quindi è anche molto normale che il bambino cerchi questa vicinanza, che si può creare ad esempio magari gradualmente, quindi invece di metterlo subito nella culletta posso provare magari con un letto attaccato e progressivamente arrivare a un Vedere un distacco, ecco. po' come va. Sì, io dicevo appunto una cosa che tutti sperimentiamo perché anche un po' per la cultura nella quale noi siamo cresciuti, l'idea di mettere i bimbi, no, nel passeggino, nella culla, e poi c'è la cosa come appena lo metto giù piange, appena lo prende in braccio si Sì. Diciamo tranquillizza, perché è quello il bisogno, insomma, che del bambino. funzionano bene se Sì. funzionano così, perché vuol dire che siamo biologicamente ancora funzionali in tal senso. Comunque, ecco, anche rispetto al lettone, quello che diceva questa mamma, sono scelte familiari che nessuno può giudicare. Quindi, se comunque per te va bene tenere tuo bambino nel lettone, va bene così. Ci sono dei criteri logicamente per farlo in sicurezza, delle linee guida per farlo in modo sicuro. Però anche rispetto a questo non starà nel lettone per sempre. Ci sono delle culture che dormono in tanti nella stessa stanza e con letti attaccati. Quindi anche rispetto a questo, ripeto, è un fattore culturale il fatto di dover dormire in stanze, ad esempio, separate, eccetera. Se però questa situazione ti crea disagio, piano piano puoi arrivare a creare un distacco graduale, sempre, ripeto, nel rispetto dei bisogni di entrambi. Sì, poi appunto l'assenza di giudizio anche verso se stessi, nel senso che poi magari anche assecondare un po' l'istinto, quello Sì, che perché ci anche guida a fare. rispetto a questo, a te, tu cosa faresti? Cioè, nel senso, se tu sei contenta e felice di fare questo, fallo. Se da fuori ti dicono, oddio, chissà cosa succederà, lasciali parlare, come abbiamo detto. Parlano e diranno di tutto, di più su qualunque cosa. L'importante, ecco, ripeto, è fare le cose con consapevolezza e rispetto a questo, comunque in sicurezza. Quindi non mettersi in situazioni di potenziale Infatti pericolo, poi ecco. magari sugli aspetti più così pratici ci sono, come su vari aspetti ci si può rivolgere a chi insomma è formato Certo. sull'allattamento, ci sono le consulenti, le infermiere pediatriche, anche sul baby wearing, insomma ci sono queste nuove figure che possono comunque, come appunto Virna, ci possono essere di aiuto. Io ti ringrazio Virna, è stata una bellissima chiacchierata, Grazie a non te. avevo dubbi, se ci fossero ancora domande, insomma se qualcuno vedesse poi la diretta, diciamo così, in differita, mandateci, scrivete. E noi Vierna, insomma, cercheremo di Sì, rispondere. ecco, Io nel caso se dovessero, non so, scrivere nei commenti, basta che taggano il supporto di Virna, così lo vedo e poi rispondo, ecco. esatto, e noi comunque faremo poi nel prossimo numero di Giovani Genitori, che ormai sarà quello di giugno, un po' un riassuntone di tutto quello che Vierna ci ha raccontato, una mini guida, insomma, al baby wearing. Intanto vi ricordo che invece è appena uscito il numero di maggio di Giovani Genitori, ci sono un sacco di articoli interessanti sui bimbi piccoli, parliamo ad esempio di svezzamento, di memoria prenatale, quindi riassumendo un po' quello di cui abbiamo parlato invece nelle ultime due dirette con Carla Tomasini e Alessandra Di Fazio, c'è un articolo molto bello e anche diciamo molto divertente per invece i genitori di bimbi più grandi, parliamo insomma di quel sentimento tanto diffuso adesso di insomma dei bambini, dei ragazzini che a volte provano vergogna nei confronti dei genitori, no? Quando ci sei cringe, così. Quindi vediamo che cosa significa questa nuova parola e cerchiamo di contestualizzarla, di spiegarla. C'è una storia molto bella che parla di solidarietà e che unisce l'Italia con la Bosnia. Parliamo di Silent Book, un po' di cose da fare con i bambini adesso che finalmente possiamo, insomma, godere un po' di più anche dell'aria aperta nelle varie edizioni, sia nazionali che su Milano che su Torino. E niente, quindi andate insomma Un sacco di sì, cose. un sacco di cose. Appunto, prossimo numero parleremo di baby wearing. E intanto ringraziamo insomma Virna per la chiacchierata. Seguite la European Baby Wearing Week in questa appunto in questi giorni, nei prossimi giorni, e a presto. Grazie a te, grazie a tutti, quindi. Grazie ancora Dai, buon Virna, buona serata. proseguimento. Grazie, Ciao, ciao, ciao. ciao.